Salve a tutti e benvenuti alla quindicesima lezione del corso QGIS per Ingegneria Idraulica. In questa lezione andremo a vedere come è possibile estrarre dei sottobacini a partire da un bacino idrografico. Questa operazione è molto importante in quanto la modellazione del bacino idrografico viene ottenuto schematizzando appunto il bacino attraverso varie componenti che possono essere i sottobacini, i tronchi fluviali, le giunzioni, le sorgenti, eccetera. Per effettuare la schematizzazione del bacino in sottobacini utilizziamo la funzione che già abbiamo utilizzato in questo corso che si chiama r.watersheet. r.watersheet. Doppio clic. Come altitudine mettiamo in ingresso bacino dem. Come minimum size mettiamo, solitamente io mi trovo bene con un valore compreso tra 250.000 e 300.000. Naturalmente, più piccolo è questo valore, più alto sarà il numero di sottobacini estratti. Maggiore è questo valore, minore sarà il numero di bacini, di sottobacini estratti. Mettiamo 3.000. Come convergence factor mettiamo 8. Come algoritmo di risoluzione utilizziamo il D8. E questa volta andiamo a salvare soltanto questi due. Che è lo stream che salviamo, chiamiamo stream sub, il secondo invece che chiamiamo sub basin. E adesso andiamo su Esegui. Chiudiamo. Come possiamo osservare, sono stati estratti 5 sottobacini principali. L'operazione successiva adesso consiste nel trasformare questo raster appena ottenuto in un vettore. Per fare questo utilizziamo la funzione r2vect. Doppio clic. In ingresso prendiamo come raster il subbasin, tipo di elemento area. E andiamo a salvare il file e lo chiamiamo su shape e andiamo su esegui. Chiudiamo. Deselezioniamo. Tasto destro e andiamo su Apri tabella degli attributi. Come possiamo osservare, all'interno della tabella degli attributi compaiono più sottobacini. Alcuni di questi sottobacini possono essere trascurati ai fini della modellizzazione, in quanto sono caratterizzati da estensioni in termini di superfici molto ridotte. Innanzitutto, per individuarli, procediamo calcolando il valore dell'area dei vari sottobacini. Per fare questo, abilitiamo la modifica. Andiamo su Apri calcolatori di campi. Crea un nuovo campo. Lo chiamiamo area. Numero decimale reale. Andiamo su geometria, doppio clic, area.
andiamo su OK. Come possiamo osservare, è stata generata la colonna riportante il valore dell'aria associata ad ogni sottobacino. Ordiniamo in ordine crescente. E a questo punto andiamo fondamentalmente a selezionare i bacini più piccoli e andiamo a osservare quali sono. La prima concentrazione di sottobacini è la seguente. Fondamentalmente è generata a seguito di un errore, di un bug all'interno dell'algoritmo. Quindi fondamentalmente possono essere semplicemente scartati. Infine abbiamo la seconda concentrazione caratterizzata dal primo sottobacino che è leggermente più elevato, ma che a sua volta può essere comunque trascurato, più un insieme di sottobacini a forma di quadrato che possono a loro volta essere trascurati. Quindi di conseguenza riapriamo la tabella degli attributi. E andiamo a cancellare questi sottobacini. E andiamo a salvare. Chiudiamo. Anche per oggi è tutto. Se il video ti è piaciuto, ti invito a iscriverti al canale, in quanto nei prossimi giorni procederò a pubblicare nuovi video inerenti il corso QGIS per l'ingegneria idraulica. Se il video inoltre ti è stato utile, ti invito a lasciare un mi piace oppure a commentare per sostenere questo progetto. Arrivederci, buona serata.